Riunione oggi con i lavoratori Pininfarina, com'è la situazione? La situazione è drammatica e ormai arriviamo alle scadenze degli ammortizzatori sociali, per cui non rimane che la mobilità. Siamo arrivati proprio alla fine di un'era automobilistica canavesana che sta per buttare nell'immondizia tutti i posti di lavoro e le capacità professionali della zona. E dal nostro punto di vista è completamente inaccettabile, anche perché l'azienda all'avvio di questa procedura, di questi licenziamenti, gli ultimi 127, era in una situazione economica quasi da fallimento. Poi nell'arco di questi ultimi 2 anni e 8 mesi è riuscita, non dico a arrivare al positivo di bilancio, ma a recuperare una buona parte di liquidità e una buona parte di solidità aziendale. E nell'ultimo periodo ha avuto anche, proprio nel 2013, una piccola risalita anche come prototipia, come stile ingegneria, e ha portato a casa delle commesse di un certo rilievo. E queste commesse comunque noi auspicavamo che potessero tentare di recuperare anche dei posti di lavoro proprio tra quelli che erano stati licenziati negli anni precedenti. Purtroppo, per mille ragioni, queste commesse dovevano portare delle successive commesse e sono state perse. E quindi l'azienda, diciamo che è un po' ripiombata in una situazione economica non felice, ma guarda caso proprio alla scadenza degli stessi ammortizzatori sociali difensivi. Per cui oramai siamo alla resa dei conti. Il punto è che le persone abbiamo tentato, soprattutto noi e loro, di fare delle iniziative con la regione, di mettere in campo dei movimenti politici, di cercare della solidarietà da parte sia istituzionale che delle altre organizzazioni sindacali, e qui non è per fare polemiche, ma qui è per dire che si è cercato di fare un lavoro d'insieme, ma non ha portato nessun risultato. Ci siamo mossi da soli, abbiamo trovato dei muri di gomma, perché abbiamo trovato dei muri di gomma, e adesso ormai ci ritroviamo all'ultimo atto, che è quello che si passa a un ammortizzatore, che è quello della mobilità, che c'è ancora per il momento, ma è diciamo il termine ultimo sia della vita sociale che degli stessi lavoratori, insomma delle loro famiglie. E in quest'ottica come vi state muovendo? Cosa farete? Perché il 30 aprile è vicino. È molto vicino. L'ottica è che ai tempi, quando circa tre anni fa, l'azienda praticamente ha messo in piedi un ricatto, né più né meno, siete fuori domani perché aveva finito gli ammortizzatori previsti dalla legge, hanno consentito tramite un accordo sindacale di mettere 8 mesi di cassa integrazione in deroga, e successivamente alla cassa integrazione in deroga abbiamo inserito 2 anni di cassa integrazione straordinaria per allungare, diciamo, il brodo, ma abbiamo soltanto spostato la bandiera. Si è lavorato sulla ricollocazione, io dico si è lavorato secondo quello che abbiamo inserito negli accordi, poi l'azienda l'ha fatto bene, l'ha fatto male, ha cercato di ricollocare le persone. Chiaro che su 127 oggi il delta ne sono scesi una quarantina, insomma quelli che sono i residui sono 80 circa lavoratori. Dal mio punto di vista si può fare di più, la scadenza ovviamente è imminente, quello che noi abbiamo in mano è l'impugnazione del licenziamento, quindi metteremo giù le nostre ragioni, spiegheremo perché vogliamo impugnare i licenziamenti e con quali causali lo metteremo in pista. Dopodiché anche lì bisogna vedere fino a che punto arriveremo, se l'azienda magari proverà a ritrattare, a rimettere insieme le cose, anche perché l'azienda, non ricordiamo che esiste ancora, è a Cambiano, a 290 lavoratori, a fronte poi del passato che erano i 2800, insomma abbiamo poi lo stabilimento di San Giorgio che è lì, non si sa cosa viene utilizzato per fare prove idriche dei prototipi di Cambiano, abbiamo lo stabilimento di Bairo che è ancora proprietà Pininfarina che è in affitto a Bolloré. E quindi abbiamo una serie di temi, di questioni dove noi speriamo di recuperare anche solo questi 80, però per questo non bisogna dimenticarsi che se oggi la Pininfarina esiste soltanto perché si sono sacrificati 950 De Tomaso con l'articolo 47 di Rossignolo e successivamente 127. E inoltre siamo in una fase dove a Cambiano noi non ci siamo, ci sono le altre organizzazioni, a Cambiano la situazione non è rosea neanche per gli ultimi 294, per cui anche loro stanno finendo l'ammortizzatore sociale della cassa straordinaria, non sappiamo se vanno su un ordinario o se pensano di fare altre cose. Il paradosso di quello che capita a Cambiano è che lì arrivano commesse, sempre di prototipi stile ingegneria, e hanno
hanno dei flussi di cassa integrazione anomali, perché fanno cassa integrazione, poi quando arriva al lavoro lo sternalizzano, addirittura alcuni lavoratori vengono presi dalla De Tomaso quando ci sono dei picchi lavorativi, insomma è la beffa anche questo, voglio dire, li fai fuori, poi li utilizzi come interinali per fare delle produzioni, insomma è una situazione che lascia l'amaro in bocca, molto.